Baye Moussa, se ho capito bene, la comunità senegalese a Catania sta vivendo una vera e propria emergenza. Cosa sta succedendo? L'emergenza sulla comunità senegalese a Catania sono cose che dobbiamo presentare, dire all'opinione, perché come lo sapete la comunità senegalese vive a Catania di più di 20 anni. Ci sono ragazzi, la maggioranza fanno il commercio e vendono anche, hanno le licenze ambulanti che hanno diritto di lavorare come commercianti. Solo che da un periodo abbiamo visto che i servizi comunali, le forze dell'ordine, anche sul discorso, io da mediatore volevo cominciare a parlare con le autorità perché abbiamo anche noi i diritti di venire in Italia, di lavorare e di vivere anche in Italia dignitosamente. E su questo noi volevamo confrontarsi con la situazione di emergenza, visto che i ragazzi non possono più lavorare e hanno delle licenze deliberate dal Comune di Catania, dall'assessorato alle attività produttive. Sono gente che alcuni parlano di quello che vendono le cose giusto, perché io sono uno che parla per la legalità, perché noi abbiamo notato anche che molti senegalesi, dopo aver soggiornato 10-20 anni in Italia, a Catania, stanno perdendo il loro permesso di soggiorno, perché hanno ritardato per pagare delle contribuzioni, IMSS o INAIL o qualunque cosa, a livello politico, cercano di farli perdere i loro permessi di soggiorno. E queste cose per noi è un diritto, perché dopo avere attività, fatto la metà della tua vita da una città e cerca di integrarsi, le autorità politiche, culturali e religiose di questo paese, di questa città, devono confrontarsi alle nostre esigenze e alle nostre condizioni di vita con questa città. E i migrati a Catania non hanno diritti alla casa comunale, perché sono ragazzi che hanno dei problemi e vogliono anche avere accesso alle case, non hanno diritto all'occupazione dell'attività economica lavorativa. Se vai alla fiera di Catania, le senegalesi non hanno la possibilità, molti ce l'hanno licenza, però sono come abusivi. Dove vivono queste persone? No, le ragazze vivono in città, dalla zona di San Berillo, però abbiamo notato anche su questo discorso dell'ospitalità e le istituzioni anche si stanno lasciando da soli. Perché se vai in piazza della Repubblica, se vai verso la stazione dei treni di Catania, i ragazzi dormono fuori, dormono sugli edifici abbandonati. E sono esseri umani, e sono gente che possono creare delle strutture. Ci sono molte strutture sequestrate dalla mafia. E questo per creare una vita dignitosa e creare anche un'integrazione dignitosa. Io l'altro ieri ho letto sul giornale La Sicilia che ci sono l'agenzia per la gestione dei beni sequestrati, dei beni della mafia, per la non gestione di queste strutture, mancano persone che li chiedono queste attività. Noi abbiamo scritto una lettera al Comune di Catania per chiedere spazi. Volevamo creare un mercato etnico dove possono vendere prodotti fatti con l'artigianato senegalese, nigeriano, africano in città. Però fino ad ora ogni assessore che viene fanno dei promessi, però non mantengono queste promesse. E dicono che non vogliono i migrati, i ragazzi sotto i portici, però non gli danno un'alternativa, non gli danno possibilità di poter esercitare la loro attività economica. Senti, secondo te c'è un'alternativa al traffico e alla tratta di migranti sul Mediterraneo? Perché no? Ci sarà un motivo, perché se l'Occidente ha la possibilità di lasciare ai nostri governi la loro potere di decisione, di lasciare ai popoli la loro possibilità di vivere nelle loro comunità, senza i pesi delle multinazionali. Perché in Africa noi abbiamo la difficoltà di commercializzare i nostri prodotti a livello internazionale. I prodotti agricoli che fanno i contadini africani, senegalesi in particolare, non si vengono commercializzati in Europa. Ora c'è un nuovo fenomeno: le multinazionali europee vengono in Africa a comprare la nostra terra, vogliono fare l'agricoltura biologica o intensiva. E il povero cittadino, il povero contadino che è nato
con una famiglia di 12-13 persone che non hanno dove lavorare, cercano sempre di trovare l'alternativa in Occidente. Hanno sempre fatto presente all'Africa che l'Europa è la terra dei prodigi, dove c'è tutto, tutto è bello, tutto è buono, tutto va bene. E da noi la politica sulla povertà, ci sono delle gente che dicono sempre che vogliono aiutare i poveri in Africa e questo aiuto non arrivano mai. Ora basta, noi vogliamo che gli africani che dopo un'esperienza in Europa, dopo un'esperienza abbiamo girato il mondo, vogliamo essere accompagnati del governo europeo, della politica europea per fissare i nostri popoli su, perché vedete quello che sta succedendo in Libia, muoiono delle persone umane, degli africani, nessuno si parla. Ci sono migliaia di giovani di meno di 40 anni in Libia, vengono dal Senegal, dalla Guinea, dal Nigeria, dal Congo, dalla Gambia e muoiono in Libia e nessuno si parla. E dove sono le organizzazioni per le persone umane? Le organizzazioni per i diritti internazionali, i diritti dell'uomo si parla. Noi da quando sono nato ho sentito sempre parlare di diritti umani, ma i nostri diritti dove sono? Come dicevo l'altro una volta, l'ho detto, non vogliono immigrati in piazza, però li vogliono in fabbrica. Non vogliono immigrati in Africa, gli africani in Africa, li vogliono in Europa, però non li vogliono dare la loro dignità. Cosa chiedete voi ai politici? Noi chiediamo ai politici europei, tramite l'Italia, di creare dei mezzi, di dare dei fondi per l'integrazione degli africani nella loro terra, nei loro paesi. Lo sviluppo dell'Africa non lo possono fare gli europei, lo devono fare gli africani. E finché l'Africa è sottomesso, ci sarà sempre questa immigrazione. Perché da migliaia di anni la migrazione è un fenomeno naturale e umano. Cerchiamo di concretizzare, cercare di creare posti di lavoro, cercare di industrializzare l'Africa. In questa fase ci sono il petrolio, abbiamo scoperto il petrolio in Senegal, oro in Senegal, in Gambia, in Mauritania, però ci sono i multinazionali che vengono a dire noi vi facciamo dei contratti di cooperazione allo sviluppo e questa cooperazione di sviluppo da più di 60 anni, 68 anni che l'Africa, Senegal all'indipendenza, siamo sottomessi da questo multinazionale. Per il vostro futuro? Per il nostro futuro, posso dire, il futuro del mondo è l'Africa. È un posto dove c'è la ricchezza. È un posto dove le persone non conoscono le armi nucleari, sono dove i popoli non conoscono cosa vuol dire la mafia, la delinquenza, non sanno cosa vuol dire il capitalismo, che i ricchi diventano ricchi, i poveri muoiono di povertà. Noi abbiamo sempre conosciuto la solidarietà e l'integrazione, l'aiuto tra la fratellanza. Noi abbiamo sempre conosciuto la dignità e l'orgoglio, però stiamo perdendo il nostro valore tramite l'Occidente, tramite l'America, che sono sempre, come per loro, dividono, come l'hanno fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale, che hanno fatto la conferenza del Togo. Hanno diviso la torta dell'Africa creando delle colonie. E fino adesso ci sono sempre queste colonie. L'Occidente, la Francia, l'altro giorno avevamo sentito parlare il presidente francese che diceva volevano dare all'Africa la lezione di civiltà. Non è vero, noi siamo un popolo molto civile, la civiltà in Africa, l'Africa è il berço dell'umanità, l'Africa è il culo della civiltà occidentale, arabo e mondiale.